Non sto qui adesso ad analizzarvi tutto il team uno per uno, però posso dirvi che è un team veramente molto specializzato e autorevole, posso dirvi. Si vede già dal team, che sono 23 persone, ci sono molto esperti in blockchain. Vedete qui, sviluppatori blockchain ce ne sono abbastanza, anche con i loro profili LinkedIn. Diciamo, è un team molto formato e preparato. E qui vediamo le tre principali personalità, che comunque sono persone che hanno uno storico alle spalle molto importante. Potete anche andare ad analizzare i loro profili LinkedIn e così via. Sono stati comunque finanziati da importanti finanziatori, appunto, come dicevo all'inizio, 4 milioni di dollari raccolti prima di iniziare, prima di lanciare la loro, moneta. Quindi per poter sviluppare al meglio questa piattaforma. Poi, parlando sempre di numeri, vi posso far vedere che anche su Twitter i numeri sono veramente importanti. Se vogliamo fare un esempio con Bankera, ad esempio Bankera, che è un ICO veramente diffusissimo ormai, come voi ben sapete, anche sul mio gruppo, che sta andando alla grande. Bankera ha come followers 18.000. Se andiamo a vedere, ad esempio, appunto, Rent Berry, ne ha 13.900, che comunque è partita comunque da solo 2 mesi. Se andiamo a vedere ad esempio anche un'altra ICO come Naga, che è abbastanza importante, eccola qui, ha solo, fra virgolette, 7.980 followers. Comunque, come vedete, già è abbastanza seguita Rent Berry. Quindi voglio dire, ragazzi, questi sono dei sentori abbastanza importanti secondo me. Poi le recensioni sui siti che analizzano le ICO sono molto positive. Il progetto si vede che è molto ambizioso, già ben avviato, ha investitori importanti alle spalle. Io ve ne voglio far vedere qualcuno così al volo, ma comunque non ce ne sarebbe neanche bisogno. Potete anche andarvi a vedere da soli il sito, che è comunque redberry.cryptonomos.com/itty, se volete la versione in italiano. Poi, se scorriamo la pagina, qui vediamo gli eventi programmati, eventi blockchain ai quali sono stati invitati. Qui vediamo le città, possiamo vedere la programmazione. E poi sotto ci sono anche delle foto di eventi che già hanno organizzato. Qui c'è anche il fondatore Alex Riubischi, che come vedete. Quindi è evidente che comunque l'azienda già è avviata, già ha fatto eventi in giro per il mondo. Quindi è un qualcosa che già esiste e va avanti, ecco. Comunque,